Levata di scudi dei sindacati contro il provvedimento del governo che prevede la nascita della figura del docente esperto che sarà operativo tra 10 anni. Dopo aver superato 3 corsi di formazione triennali con valutazione positiva, potrà godere di un aumento di stipendio pari a 5.650 euro annuali lordi. Per il segretario regionale dello SNALS Abruzzo, Carlo Frascari, la proposta va bocciata e rispedita al mittente. Viene fatta una introduzione nuova nel campo professionale della docenza senza che ci sia stato alcun passaggio contrattuale, come è sempre stato fatto. Ma ci sono altre questioni per le quali non condividiamo questa introduzione. Innanzitutto, questo, diciamo, docente esperto dovrebbe fare dei corsi di aggiornamento, 3 cicli addirittura, per poi vedere, riconosciuta nella propria, diciamo, stipendio un aumento di circa 400 euro a fronte di un superamento di un comitato di valutazione che fra l'altro è ancora incerto nella sua composizione, ma quando? Fra 10 anni addirittura. Quindi voi capite che in un lasso di tempo così ampio prevedere una diciamo, prospettiva di carriera è riservata a chi poi? Per i fondi a disposizione soltanto a circa il 6% del corpo docente. Voler per forza trovare la maniera di fare una selezione professionale in questo modo, che in nessun paese è fatto in questo modo, fra l'altro. Quindi rigettiamo la proposta perché secondo noi non ha un fondamento contrattuale e perché non è utile al mondo della scuola. Bisogna considerare che il docente italiano è il peggio pagato in tutta Europa. Anche la Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL di Chieti interviene con un comunicato stampa nel quale evidenzia che dopo la pandemia ci si aspettava un segnale sulla scuola forte e chiaro, e invece è partita la provocazione del docente esperto. Secondo il sindacato è l'attivazione di provvedimenti che divideranno il personale distribuendo mance senza intervenire contrattualmente sui profili professionali, sulla valorizzazione del lavoro che si fa nelle scuole, sulla collegialità che garantisce i migliori risultati. Molti commenti anche sui social network, dove c'è chi si chiede se ne varrà la pena a causa dell'inflazione galoppante e quanto varranno 5.600 euro nel 2032 e chi valuterà i docenti esperti. Si rischiano fenomeni patologici, dice qualcuno, come la gestione gerarchica di informazioni, macchinari e programmi informatici, la lotta in concorrenza per le competenze fra le varie figure, laddove si dovrebbe invece andare alla massima diffusione gratuita del sapere. Diversi docenti commentano chiedendo rinnovateci il contratto, oppure constatando che, grazie al cielo, tra 10 anni potrebbero essere già in pensione.